Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara rete 8. Parliamo nella puntata odierna di un tema che ricorre nella nostra trasmissione, vale a dire ci occupiamo di transizione energetica tra tecnologia in questo caso e geopolitica. Tenteremo di capire come le aziende si stanno adesso orientando sempre di più verso un assetto carbon neutral, ma ciò implica anche una serie di strategie e comunque sia implica un cambio di eh, paradigma. Ne parliamo con gli ospiti che sto per eh, presentarvi in studio. Diamo il benvenuto a Cristiano D'Ortenzio che è Presidente della sezione Energia di Confindustria Chiti Pescara. Buonasera. Buonasera. E ancora abbiamo nel nostro studio il senatore Michele Fina, che è componente della Ottava Commissione Permanente Ambiente, Transizione ecologica, ecologica ed Energia. Buonasera. In collegamento abbiamo Massimo Lombardini, che è ricercatore associato ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ed è in collegamento da uh, Bruxelles. Buonasera. Buonasera. Questi sono i nostri ospiti. La prima domanda ce la riserviamo per l'ospite qui in studio, il presidente D'Ortenzio, che ci parlerà di un importantissimo evento che si è svolto nel nostro territorio. In cui si è parlato appunto di questo tema, ma non solo. Quindi, da lui vogliamo un attimo. Uh, sapere qual è lo scenario e come ci si sta muovendo complessivamente in questo senso. A lei, Presidente. Sì, la ringrazio. Si è da poco concluso il RESAC 2023, che è stato l'appuntamento appunto sulle rinnovabili e sulla transizione energetica. Dalla crisi dell'anno scorso, lo shock energetico ci ha prodotto numerose novità perché le aziende si sono attrezzate per far fronte eh, sia allo shock energetico sia alle nuove imposizioni normative riguardanti la transizione energetica. È chiaro che siamo di fronte ad una nuova, eh, ad una nuova rivoluzione industriale, che dei fattori del, dell'energia ci stanno cambiando, stanno mutando e noi come aziende dobbiamo adattarci e migliorarci per ridurre i flussi di eh, carbonizzazione, anzi decarbonizzare. Eh, le tecnologie sul mercato attualmente sono, cominciano ad essere molto interessanti, parliamo di, eh, in particolare... Dei sistemi di stoccaggio che stanno eh, appunto catturando la CO2 e la convertendole in idrogeno. Abbiamo presentato al RESAC dei nuovi sistemi di accumulo energetico attraverso la sabbia, e quindi andiamo ad accumulare energia termica prodotta da energia elettrica da fonte rinnovabile. E iniziamo anche a uh, pensare alle infrastrutture energetiche che ci permetteranno di interconnettere l'area mediterranea per uh, creare dei flussi di idrogeno e di decarbonizzazione. È chiaro che in questi scenari in, comincia ad essere preponderante una strategia energetica nazionale, ma ancora più importante europea, e soprattutto dobbiamo tener conto di tutti quei fattori di geopolitica che stanno influenzando enormemente il mercato energetico, sia esso in termini di costo, sia esso in termini di infrastruttura. Decisamente si è parlato appunto, abbiamo esordito nella nostra trasmissione parlando di scenari, quindi di geopolitica, di vari collegamenti, quindi di modelli, di paradigmi. Vogliamo adesso sapere dal senatore Fina esattamente che cosa sta accadendo nel nostro territorio, quindi in Italia, in maniera molto più allargata, e poi che cosa accade anche in ambito eh, europeo, in ambito internazionale. A lei, senatore. Intanto io ringrazio eh, di questa trasmissione e anche dell'iniziativa che il presidente D'Ostenzio prima raccontava, a cui ho partecipato, perché è importante ascoltare per i decisori politici e i legislatori quello che accade dal basso, come le imprese investono, anche per capire... Come si sta orientando il mercato? La transizione energetica, quella ecologica, sono una necessità, eh, tranne che per coloro che negano il cambiamenti, i cambiamenti climatici, ormai per tutti c'è la, cioè la consapevolezza che c'è bisogno di un nuovo modello di sviluppo e questa transizione è proprio un cambio di paradigma. Eh, naturalmente ha contribuito anche la crisi eh, generata dall'aggressione della Russia all'Ucraina e quindi il fatto che l'Italia ha dovuto ripensarsi anche rispetto ai suoi approvvigionamenti energetici eh, di combustibili fossili, eh, il fatto che eh, il nostro Paese eh, si sia spinto e deve farlo sempre di più in una strategia che riguarda eh, le energie rinnovabili. D'altra parte è una parte consistente di Confindustria, l'elettricità futura ce lo dice da anni. Ci sono investimenti, ci sono progetti. Eh, noi siamo passati dal 2022 al 2023 dalla produzione di 3 gigawatt a 6 gigawatt, non siamo ancora alla velocità giusta perché ne dovremo produrre 76 entro pochi anni. Eh, c'è bisogno quindi di accelerare la parte eh, autorizzativa, c'è bisogno di potenziare, soprattutto c'è bisogno di scegliere questa come strategia. È evidente che noi. In Questa fase abbiamo bisogno di, di un mix energetico che tenga dentro eh, tutte le fonti, eh, ma abbiamo bisogno di scegliere una strategia per pian piano appunto decarbonizzare, disinvestire dai combustibili fossili e investire sulle rinnovabili. Il fatto che sono negli ultimi anni eh, la tecnologia sul solare e sul fotovoltaico. Sia diminuita in termini di costi del 90%, lo stesso eolico sia inshore sia offshore sia diminuito del 60%. Fa capire che una delle regole dell'economia classica viene confermata, cioè se c'è un investimento pubblico e un investimento privato su una strategia a quel punto le tecnologie avanzano, la ricerca investe a sua volta, i costi diminuiscono, alcuni problemi, eh, l'accumulo delle energie eh, eccetera, vengono risolti eh, e quindi diciamo l'industria si attrezza. E sceglie quella come una strada che riguarda anche il futuro. Io penso che eh, l'Italia debba di fare, fare di più, con più consapevolezza e più determinazione, questa, di questa la sua strategia per il futuro. Mi dà la possibilità, eh, con questa considerazione, di andare dal nostro ospite in collegamento. E qui in studio eh, si parlava eh, dell'Italia, quindi abbiamo. Eh, Fatto una considerazione, il senatore Fina eh, faceva riferimento a quanto sia necessario che l'Italia vada verso eh, questo indirizzo. Chiedo a Lei eh, Lombardini, visto che ha eh, 25 anni di esperienza, leggo testualmente per non tralasciare nulla, eh, alla Direzione Generale Energia eh, della Commissione Europea: come è messa l'Italia dal punto di vista della sicurezza energetica? Ma io sono un italiano che abita all'estero da 30 anni e soffro un po' questa sindrome del brutto anatroccolo che abbiamo noi italiani per cui gli altri sono sempre meglio di noi. Eh, questo non è vero in genere e non è vero energeticamente perché eh, quando c'è stata la crisi del gas del 2022, cioè insomma quando c'è stata l'invasione eh, dell'Ucraina... Eh, sono cambiati tutti i paradigmi eh, della sicurezza energetica dell'Unione Europea. Eh, la cooperazione energetica fra l'Unione Europea e l'Unione Sovietica era cominciata con una persona che è nata vicino a voi, con, che forse conoscete o magari avete sentito, sicuramente sentito parlare, che è Enrico Mattei. Ecco. Nei tempi più freddi della guerra fredda eh, il gas e il petrolio eh, sono sempre arrivati dall'Unione Sovietica, poi dalla Russia, fino all'Europa. C'è stata la crisi del gas nel 2009, ma nel, 2020, nel 2022 c'è stato un grande patatrack. Eh, nel 2021, per dare una cifra, io darò qualche cifra, non troppe: l'Unione Europea importava dalla Russia 155 miliardi di metri cubi di gas. Che corrispondevano al 40% delle sue importazioni, però eh, gli stati europei erano messi in modo diverso. Ad esempio, eh, la Germania aveva puntato tutto eh, sulla Russia con il famoso Nord Stream, no Stream 2, l'Italia, anche se importava molto gas dalla Russia, aveva in maniera molto sagace diversificato le sue rotte di approvvigionamento. Vi faccio fare un piccolo esercizio di geografia. Avevamo il gasdotto che arrivava dalla Russia, poi abbiamo un gasdotto che arriva dal nord, il TEMP. Abbiamo due gasdotti che arrivano dal Mediterraneo, rispettivamente Trasmed dall'Algeria e Trinstin dalla Libia e poi avevamo il TAP che arrivava e portava il gas a zero. Eh, oltre a questo, avevamo tre rigassificatori rispettivamente: A Panigaglia, Livorno e a Rovigo, e più recentemente dopo la crisi. Abbiamo aggiunto il rigassificatore a Piombino e eh, stiamo costruendo quello a Ravenna. Eh. Parafrasando un mio concittadino, questo rigassificatore sa da fare, quindi è vero che noi importiamo molte risorse, è vero che abbiamo poche risorse indigene, però secondo me siamo riusciti a diversificare molto più di altri stati europei. Ecco, io mi fermerei qui, poi magari svilupperò. Eh, altri, altri aspetti nel secondo giro di domande, in particolare le rinnovabili. Grazie Lombardini, eh, ha fatto un affresco molto nitido. Quindi, abbiamo visto no, l'allocamento di queste risorse in chiave geopolitica. E questo ci consente di tornare qui in studio per porre una domanda al presidente D'Ortezio e, e cercare di capire. Alla luce di tutto ciò, come si comportano le aziende? Che cosa chiedono e, soprattutto, quali sono gli strumenti, le frecce all'arco eh, del tessuto economico in questo senso? Sì, cosa chiedono le aziende? Le aziende chiedono stabilità. Eh, quando si investe eh, sia in tecnologie di decarbonizzazione, quindi si vanno a deficienti i cicli produttivi, o eh, ci si mette sul mercato per aiutare la transizione ecologica, quindi rivolgersi alla società civile. Abbiamo bisogno di una serie di iniziative pubbliche che abbiano una stabilità di medio e lungo periodo. È impensabile creare degli shock che si chiudano ad ogni finanziaria. Abbiamo avuto dei tristi esempi dal superbonus bonus alle, so alle rinnovabili, al fotovoltaico. Anzi, addirittura all'epoca del fotovoltaico si demonizzava quel tipo di tecnologia anche internamente un po' a industria possiamo confermarlo. Poi nel tempo si è visto che invece quello shock è servito, ma si è poi fermato immediatamente nel momento in cui l'incentivo aveva una durata semestrale e quindi non consentiva grossi investimenti o investimenti duraturi. Chiaramente quindi cosa chiediamo? Chiediamo che il risore pubblico delinei una linea guida di almeno dieci anni che permetta anche la creazione di filiere e lo sviluppo di industria nostra. Ogni qualvolta c'è un incentivo così limitato, non ci permette di far fronte al mercato. Non permette alle aziende di investire sulle proprie risorse, sia esse in termini produttivi che sia esse in termini umani, e quindi andiamo ad accumulare, andiamo ad approvvigionarci all'esterno eh, del nostro mercato. E questo praticamente porta alle, al di fuori della nostra economia tutto quello che è il beneficio dell'incentivo pubblico. Poi le nostre aziende che devono decarbonizzare chiaramente devono avere un tempo, uno scenario temporale che gli permetta di assorbire l'investimento necessario per efficientarsi. È chiaro che Un'azienda che deve scegliere un investimento va sull'investimento più stabile, più sicuro, che gli permetta di ripagarlo anche in termini finanziari, è innegabile. Quindi, se andiamo a eh, creare un investimento sulla base di quelli che sono questi micro-incentivi, nessuna azienda ci scommetterà se non in un periodo limitatissimo e andrà a scegliere l'investimento più sicuro. Eh, certamente, questo mi dà la possibilità di entrare ancora di più eh, in profondità. Relativamente a questo tema, e approfitto quindi dalla presenza del senatore che è membro, quindi è componente di una commissione veramente nevralgica, molto importante. Che cosa emerge dai vostri lavori, senatore, e soprattutto eh, dal punto di vista della cosiddetta sicurezza energetica, come è percepita l'Italia anche alla luce di quello che ci diceva Lombardini in collegamento? Intanto è giustissimo. Che il rapporto tra Stato e impresa si basi sulla fiducia e la fiducia è un patto è pluriennale sul quale l'impresa può investire e del quale può, deve fidarsi. Troppo spesso invece noi abbiamo messo in campo politiche, anche incentivi, che poi abbiamo cambiato mille volte, facendo sbandare l'investimento privato e questo ovviamente eh, determina impossibilità di guardare oltre eh, un metro dal naso. Sicuramente è stato fatto per l'energia rinnovabile, mentre invece noi dovremmo in investire molto, ad esempio penso all'investimento sui tetti dei nostri capannoni, sulle nuove ehm, realizzazioni infrastrutturali, noi abbiamo bisogno di incentivare all'autoproduzione che è anche un modo, lo abbiamo visto quando c'è stato lo shock energetico, per le imprese di essere più indipendenti dalle oscillazioni del mercato. Così come lo si è visto sulla super bonus: che noi dobbiamo mettere in campo una grande strategia per l'efficientamento energetico dei nostri edifici è evidente. D'altra parte, il risparmio energetico è la principale delle fonti rinnovabili. Dico, faccio una forzatura per capirci: se io ho bisogno di meno energia come paese, come famiglia, come impresa, evidentemente eh, poi sono, meno, sono più indipendente. Naturalmente per fare questo c'è bisogno di una misura nuova che superi anche i limiti del super bonus, ma è del tutto evidente che noi abbiamo un patrimonio enorme di carattere edilizio che ormai supera i 70 anni di età, dobbiamo fare salti energetici, dobbiamo ridurre la bolletta alle famiglie e alle imprese, eh, dobbiamo avere meno bisogno di energia e questa è una strategia eh, essenziale che peraltro produce anche nuovi posti di lavoro che si coniuga alla rigenerazione urbana che ci fa consumare meno suolo. Consumo di suolo che voglio citare, perché noi siamo un paese che ha il 7% del territorio eh, impermeabilizzato, e quindi di fronte al, al cambiamento climatico e all'aumento dei fenomeni più estremi dal punto di vista climatico, il paese, lo abbiamo visto con le alluvioni, poi è costretto a investire miliardi di euro per riparare i danni a case, persone, imprese, che invece potrebbe investire sulla sua strategia di sviluppo. E più ci sarà caos climatico, più ci saranno eventi climatici estremi, più saremo costretti a inseguire l'emergenza e meno avremo risorse. Ecco perché io penso che si debba scegliere una strada e andare fino in fondo. D'altra parte il Next Generation EU è già una strategia europea in questo senso, per questo siamo preoccupati e non condividiamo l'idea che ad esempio le politiche energetiche, lo prevede Calderoli con la sua autonomia differenziata, diventino regionali, cioè delle regioni italiane. Devono essere semmai una grande strategia europea che metta insieme le tanti, i tanti particolarismi che tendono ad avere le nazioni europee. E d'altra parte la stessa, le stesse comunità energetiche, adesso abbiamo avuto finalmente lo sblocco da parte dell'Europa, ma dobbiamo insistere, ci sono 5,7 miliardi, chiamano al protagonismo anche le comunità locali e coniugano eh, efficientamento energetico, energie rinnovabili e... E coesione sociale. Ora, questo naturalmente non deve impedirci di utilizzare tutte le fonti fossili di transizione eh, per affrontare questa transizione, dobbiamo stare solo attenti a che gli investimenti sul vecchio modello poi per essere ripagati non ci impediscano di eh, investire sul nuovo, perché questo sì sarebbe un cattivo servizio alle imprese, anche quando si parla di proroghe rispetto alle scadenze. Noi tendiamo a dire alle imprese fermatevi, rallentate, quando tutto il mondo sta andando in quella direzione. Mentre invece noi dobbiamo dire accelerate, avete il pubblico al vostro fianco, in una strategia decennale, come si diceva correttamente, o ancora di più, certamente non una strategia che poi si ferma dopo due anni perché lo Stato torna indietro accompagnando questa transizione, questo cambiamento, questa rivoluzione di carattere industriale, facendo in modo che le nostre imprese competano nel futuro. Ecco, io penso che se abbiamo chiara questa visione tutto ciò che serve per arrivare lì, passo dopo passo, è giusto. Se invece non abbiamo chiara la meta, tutto rischia di essere rallentamento, sbandamento, eh, magari un tornare indietro che poi ci mette fuori dalle strategie globali. Benissimo, vado con questa considerazione da Lombardini in collegamento. Facevamo riferimento, eh, anzi faceva il eh, senatore Fina riferimento appunto alla necessità di raggiungere un determinato obiettivo e comunque anche di rispettare le varie esigenze dei eh, vari eh, stakeholders, come si suol dire. In uno scacchiere si fatto, Lombardini, con esigenze diverse, con la necessità anche ovviamente di armonizzare, come si dice in gergo, eh, le varie eh, esigenze, ribadisco questa eh, parola, come si riescono a stabilire alleanze, strategie? Eh, abbiamo visto che ci sono dinamiche geopolitiche che eh, sono centrali quando si parla di energia. Eh, ci approfondisca un po' questa considerazione, visto che abbiamo tempo a disposizione. Sì, eh, prima, visto che abbiamo tempo, allora rubo 15 secondi per eh, riprendere un concetto che aveva detto il senatore, che secondo me è molto importante. Io so che in Italia l'eco bonus è stata un po' una saga, eh quindi è stato molto criticato, però non dobbiamo dimenticarci che il 40%, vi do un'altra un cifra, il 40% della nostra energia viene consumata negli edifici. Uno pensa alle industrie, alle ciminiere, alle automobili, no, il 40%, la più grande quantità della nostra energia va in edifici, quindi è, è fondamentale efficientarli. Magari non è stato fatto nella maniera giusta, magari si poteva fare in modo diverso, in modo, in modo, in modo più efficiente o più efficace, però eh, non è una politica che, che si può tracela, tralasciare. Vengo invece adesso alla sua domanda. Eh, L'Italia è, è circondata da sorgenti energetiche. Eh, voglio citare i due gasdotti che ho evocato prima: il Transmed. Che è il gasdotto che ci, con, ci collega all'Algeria, ha una capacità di 33 miliardi di metri cubi di gas. Anche qui mettiamo questo numero in comparazione con un altro numero. L'anno scorso l'Italia ha consumato 67 miliardi di metri cubi di gas, ciò cioè vuol dire che noi abbiamo una capacità del Transmed, che non è utilizzata al, al, al 100%, è utilizzato circa due terzi, di darci la metà del nostro gas. Abbiamo un altro gasdotto eh, con la Libia. Purtroppo con la Libia il problema non è energetico, direi è politico, perché c'è la guerra civile, quindi lì eh, diciamo che le nostre eh, iniziative dovrebbero essere più diplomatiche che energetiche. Poi sempre muoviamoci nella nostra carta geografica, andiamo in quello che viene chiamato l'ISMED, l'Est Mediterraneo, dove sono state scoperte ingenti risorse eh, nello shore di Cipro, Israele, Egitto e lì mi piace dire che la società, ricordare, forse non tutti lo sanno, che la società dopo tante società che si erano scornate lì, che ha trovato i gas, è stata la nostra Eni e, e questo secondo me è molto bello, e molto positivo per l'Italia. E Poi andiamo al TAP, il TAP è un gasdotto molto importante e secondo me eh, le persone che si sono opposte a questo gasdotto dovrebbero fare atto di contrizione, andare a Canossa perché se non avessimo avuto il TAP io non so come avremmo passato eh, l'inverno scorso, però bisogna essere consci che il TAP fa un lungo viaggio e all'inizio del suo viaggio passa vicino al Nagorno-Karabakh. E tutti, hanno, tutti sanno quello che sta succedendo in Nagorno-Karabakh, praticamente dal 1991 quando è implosa l'Unione Sovietica, eh, lì sono stati in guerra. Ecco, eh, al di là delle relazioni internazionali, però secondo me l'Italia deve anche eh, sfruttare le proprie risorse e le proprie risorse sono le risorse indigene. Io all'inizio degli anni 80 ero un giovane geologo e eh, lavoravo per l'Agi. L'AGIP eh, produceva 18 miliardi di metri cubi di gas, cioè al tempo produceva più di un quarto di quello che sarebbe oggi il nostro fabbisogno. Allora non dico che possiamo tornare lì, però secondo me c'è stata, e lo dico spero con il garbo sufficiente, una sconsiderata politica no triv, che ci ha spinto a sostanzialmente abbandonare la ricerca indigena. Un'altra risorsa indigena sono le rinnovabili. Qua eh, mi sembra che il presidente ha detto una cosa molto importante. Quello che le società vogliono è stabilità. Per fare investimenti non si possono cambiare le regole del gioco ogni anno, ogni due anni, o neanche ogni governo. Eh, ricordo un'altra cosa che. Forse non tutti sanno che Enel, la nostra società, è il leader mondiale delle rinnovabili. L'ex CEO di Enel Starace, e poi l'ha detto anche il presidente di elettricità futura, ha detto che per le rinnovabili si possono eh, cantierare 85 gigawatt di rinnovabili. E il problema non sono i soldi, il problema non è la tecnologia che è disponibile, il problema sono i permessi. Io ho sentito un'intervista al presidente di una grande utility del nord Italia che diceva che ci volevano sette anni a avere i permessi e un anno a fare, fare l'impianto penso qui, eh, mi permetto con garbo, spero di farlo col garbo necessario di tirare un po' per la giacchetta il senatore e qui è il ruolo della politica, cioè è, è la politica che deve sburocratizzare e, eh, e ridurre i tempi eh, per, le, per, le, per le approvazioni, ecco io mi fermerei qua prima di ridarle la parola, gentile Molega. Ci volevo ringraziare Confindustria dell'invito e tutti voi della vostra gentile attenzione. Grazie a lei per il contributo. È ovvio che, eh, visto eh, l'intervento, devo gioco forza passare con piacere la parola al senatore che annuiva mentre Lombardini faceva la sua esposizione. Alle Perché è esattamente così. Oggi siamo più o meno. A questi tempi un'autorizzazione per un impianto eolico è circa 4 anni, per il fotovoltaico è 2. Se noi decidiamo che è la nostra strategia noi dobbiamo mettere persone, aumentare eh, i componenti delle, degli, degli uffici di valutazione di impatto ambientale e fare in modo che questi tempi siano decimati, che ci siano delle zone di accelerazione come suggerisce anche l'Europa, eh, che ci siano piani territoriali che ci consentano di andare eh, rapidamente laddove non ci sono problemi, insomma se è l'esigenza principale del nostro Paese, perché questo davvero ci rende indipendenti persino dai gasdotti, perché in, in qualche modo superiamo, aumentando eh, la capacità di rinnovabili, noi superiamo anche l'esigenza di avere energia di qualunque tipo da altri scenari geopolitici che comunque sono sempre diciamo così, eventuali, per cui anche quello può determinare instabilità per l'impresa, perché non si sa quanto come è successo adesso con la Russia? Quanto può durare? Ecco, se tu investi su quello, sburocratizzi, velocizzi e l'impresa italiana ti dice che noi siamo in grado di moltiplicare la nostra capacità di produrre gigawatt da rinnovabili, tu rendi indipendente questo paese. Non solo, generi energia in modo distribuito, non la generi in luoghi eh, diciamo così piccoli che anche quelli sono sempre più in pericolo, per cui hai maggiore sicurezza energetica e in questo modo coinvolgi anche le popolazioni e tu diminuisci anche il costo di quell'energia, perché naturalmente producendo nel nostro Paese e dando la possibilità a tutti di investire anche col proprio edificio, con la propria casa, con la propria impresa, con la propria azienda su questi sistemi, tu naturalmente abbassi il costo di questa energia. Quindi sono assolutamente d'accordo che qui il ruolo è della politica, che se decide che è la strada principale ci deve mettere tutto lo sforzo possibile, anche di più. Presidente d'Ortenzio, abbiamo parlato tanto di rinnovabili, vogliamo in conclusione fare un accenno ancora alle rinnovabili, abbiamo già detto che ci sono insomma, tanti strumenti, però insomma, le rinnovabili hanno bisogno anche di tempi dal punto di vista attuativi, di realizzazione, abbiamo parlato anche in precedenza nelle altre nostre trasmissioni di comunità energetiche, abbiamo dato tanti spunti, lei ci faccia un sunto in conclusione. Sì, e mi ricollego anche a questi discorsi che portavano il settore Fina e il professor Lombardini, noi dobbiamo deregionalizzare l'energia e la politica energetica, non possiamo più frammentarizzare l'Italia in 20 politiche differenti. Le regioni hanno un ruolo importante nel controllo del territorio e nella pianificazione, hanno un ruolo importante nella sensibilizzazione della società civile. Attraverso le comunità energetiche rinnovabili potremo sicuramente ancora di più sensibilizzare l'uomo della strada, quindi andare a limitare, se non a annullare. Ci cioè auspichiamo l'effetto NIMBY. Cioè non voglio nulla vicino a casa mia, è impensabile. Così come consumo, devo anche produrre vicino a casa mia. In questo, le regioni e la politica regionale può dare un grosso contributo, ma sicuramente non, può, non possiamo avere 20 legislazioni su 20 regioni. Dobbiamo avere un'unica cabina di regia che deve essere lo Stato, il Parlamento, Europeo, il Parlamento italiano, che deve seguire chiaramente gli indirizzi europei e le regioni devono essere attuatori di quelle politiche devono scegliere i siti, devono regolamentarli e devono sensibilizzare la popolazione. Ahimè in Abruzzo abbiamo un triste primato di effetto NIMBI, anche con un utilizzo spregiudicato della legislazione regionale, e di questo ne stiamo pagando le conseguenze, sia in termini territoriali di economia sia in termini di liquidità perché siamo stati condannati per note e eh, vicende e no quindi quello che chiediamo è anche al, al decisore politico nazionale di ripensare un attimo quello che sono state le deleghe del titolo quinto della Costituzione per aiutare le eh, operazioni appunto di eh, sensibilizzazione e di implementazione delle rinnovabili su tutto il territorio in maniera unitaria e rapida. Perfetto, con questa considerazione siamo giunti al termine della trasmissione. Vado in collegamento per salutare il nostro ospite Lombardini. Grazie per essere intervenuto. Buonasera. Grazie dell'invito. Buonasera. In studio eh, saluto il Presidente Dortensio, Grazie. Grazie a voi, buonasera. E ancora il Senatore Fina. Grazie a voi, buonasera. Per la parte tecnica ringrazio in regia Andrea Di Fabio, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata.